grazie a Dante Cattaneo di averci invitato qui in prima assoluta per FA Report in occasione del primo anniversario della liberazione del parco, dell'ex parco della droga. Scusami, anche io faccio un po' di confusione. Quindi io volevo sapere un attimino, perché vedo che qui c'è un bel presidio comunque anche di forze dell'ordine, quindi è costante, immagino, no? questa situazione. Ecco, e quindi come hai fatto? Perché chiaramente il tuo impegno è noto a tutti, chiaramente, no? Ecco, raccontaci un po' come hai fatto. Guarda, mi tolgo la mascherina, qui adesso potete sentire, puoi sentire anche i cinguettii dei vari uccellini qui nel bosco. Siamo in un'area veramente pregiata dal punto di vista naturalistico e dopo, posso dire, una decina d'anni di lotte, di battaglie, di guerre, anche di momenti di sconforto e di disperazione, possiamo dire di avercela fatta. Sabato, ovvero domani, festeggeremo un anno dalla liberazione, dall'avvenuta liberazione dell'ex bosco della droga. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto di tutto, ce l'abbiamo messa tutta. Non pensate che possa essere facile un'operazione di questo tipo. Servono vari ingredienti, servono le forze dell'ordine. Qui c'è stata una collaborazione incredibile dai carabinieri, polizia locale, esercito mandato dall'allora ministro degli interni Matteo Salvini e dal sottosegretario Nicola Molteni. Addirittura qui abbiamo visto la Polfer, la polizia penitenziaria con i cani, abbiamo visto tutte le forze di polizia insieme hanno collaborato per raggiungere questo risultato. Non voglio dimenticare anche i nostri volontari, i volontari GST, che è un gruppo di volontari che abbiamo creato per la sicurezza sul territorio, le cosiddette ronde. Qui hanno lavorato pressoché quotidianamente anche con l'ausilio del metal detector, perché in particolare un nostro volontario, soprannominato Serpico, con il suo metal detector è riuscito nelle vecchie piazze di spaccio abbandonate dagli spacciatori a recuperare qualcosa come 155 involucri nascosti nel terreno contenenti armi da fuoco, armi da taglio, telefoni cellulari, droga, bilancini di precisione, per un totale appunto di 155 pacchetti. Qualche cosa, un'operazione mai vista prima. Qui poi abbiamo portato dentro di tutto, abbiamo portato dentro monsignori insieme a monaci buddisti a dire le preghiere, abbiamo portato eventi culturali con una cantante della Scala, abbiamo portato una violista nostra concittadina, abbiamo portato qualsiasi cosa, abbiamo portato i ragazzi delle scuole. In questi anni ce l'abbiamo messa davvero tutta, sono arrivati anche giornalisti importanti, siamo riusciti veramente a fare squadra, a fare sistema per arrivare a questo obiettivo, che non è un obiettivo, lo dico chiaramente, scolpito nella pietra. Qui l'attenzione rimane alta tutti i giorni, perché appena molli cercano di ritornare. E però nonostante il periodo di Covid, di pandemia, non vogliamo far passare questa data sotto silenzio e quindi saremo qui con la presenza anche, ve lo dico in anteprima, del nostro presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che venne qui nel 2018 mettendosi gli stivali proprio in questo bosco per rendersi conto veramente del dramma che stavamo vivendo. Ora la situazione è nettamente cambiata, qui possono tornare le famiglie, i ragazzi, i cittadini, gli sportivi a rivivere, anzi devono venire, perché se lo viviamo noi, allora loro non ritornano a rivivere questi splendidi boschi del Parco delle Groane. È chiaro, per un intervento di bonifica così importante, credo che abbia sicuramente comportato anche l'impiego di parecchie persone, come stavi dicendo, appunto, di parecchie forze dell'ordine. È ovvio che se gli ambienti sono vissuti, tu sai benissimo che noi ci occupiamo d'ambiente prevalentemente come tema, ma l'ambiente vuol dire anche poterlo vivere in tutta sicurezza. La sicurezza per noi è un altro di quegli elementi importanti. Credo che qui sia stato anche ripristinato questo. Detto questo, direi di salutare i nostri amici e di dargli appuntamento a domani, che faremo questa diretta qui anche quando ci sarà il Presidente, dove strapperemo anche a lui qualche battuta, perché è molto molto importante quello che sta avvenendo. Buon lavoro, grazie ancora, grazie di impegnarvi in questo, compito. Grazie a voi per essere qui, per noi è importante. Il dramma qui è stato anche non solo della sicurezza ma ambientale, perché sono state le tonnellate, sottolineo
tonnellate di rifiuti che raccoglieremo anche domani a partire dalle ore 9. Quindi i più volenterosi, se vogliono venire con guanti stivali, li aspettiamo alle 9 in via Milano a Ceriano Laghetto. Un ottimo invito anche questo, vedremo di essere qui anche noi come FR Report come sempre. Grazie a Dante Cattaneo, a presto di nuovo. Eccoci qui ancora con la squadra al completo, sempre con Dante in prima linea, ma anche con il comandante della polizia locale di Ceriano Laghetto e i collaboratori sempre della polizia locale. Io volevo chiedere, fare una domanda anche al comandante. Comandante, quindi qui abbiamo sentito prima la testimonianza appunto di Dante, vogliamo sentire anche dalla sua voce come avete agito e come siete riusciti a fare questa bonifica, diciamo, ambientale, perché effettivamente è una bonifica molto importante anche di carattere, diciamo, per la sicurezza. Quindi al di là del supporto che abbiamo dato all'Arma dei Carabinieri, abbiamo fatto azioni di disturbo, abbiamo fatto controlli quotidiani all'interno del parco, sulla pista ciclabile, ed è servito molto fare queste azioni di disturbo quotidianamente. Quindi questo è quello che ci ha permesso di contenere quantomeno il fenomeno. Il presidio costante, chiaramente, quindi essere qui... Il presidio costante è servito molto. Bene, io Dante, se vuoi dare anche tu il tuo contributo per un altro saluto... visto che abbiamo incontrato anche gli agenti che chiaramente erano qui già sul posto. Certo, io non posso far altro che ringraziare questi uomini della polizia locale. Io dico sempre pochi ma buoni, perché chiaramente siamo un piccolo comune e gli agenti a livello quantitativo sono pochi, ma veramente in questi anni hanno dato l'anima per poter restituire questo territorio ai legittimi proprietari. I legittimi proprietari poi sono i cittadini cerianesi, ma anche tutti gli amanti della natura che arrivano qui anche da parti piuttosto lontane. Ora veramente possiamo vivere questo bosco e adesso tocca a voi venire qua, perché voglio vedere queste piste ciclabili, questi sentieri pieni di gente. Organizzeremo magari anche qualche bella campestre, cosa ne pensate? Assolutamente, assolutamente sì, cosa che viene già fatta, poi sappiamo il periodo è quello che è col Covid e quindi bisogna avere qualche precauzione in più. Va bene, io vi ringrazio tanto, ci vediamo domani, ok? Buona serata, domani. Salve.